esprimere questo mio compiacimento per aver qui oggi il sottosegretario Vito De Filippo, sottosegretario del Miur, che con la sua presenza sottolinea in maniera inequivocabile la vicinanza a questo territorio e rende il senso compiuto del modo migliore di questo importante protocollo di intesa che in tempi rapidi il mitico, lasciatemi dire, Sigismondo ha sottoscritto con il Miur. Grazie quindi sottosegretario, grazie per esserci Sigismondo, dico in maniera chiara, semplice e conclusiva. È un vulcano, come tutti sapete, di vari conosciuto, anche particolare, diciamo un piacevole, gradevole rompiscatole, ma ben vengono i rompiscatole come Sigismondo. Ho dato da prima di subito la mia totale disponibilità a chi, come lui, veramente agita le acque di questa comunità in maniera positiva, e questo è un altro bel gol che hai fatto. E soprattutto saluto con compiacimento i sindaci di Senise, di Tursi, la rappresentanza della Val d'Agri, perché Nova Siria, un lapsus, questo è autenticità, non c'è niente di sono preparato. Lui pensa che Policola e Nova Siria sono lo stesso tipo. È stato inglobato da Nova Siria. No, parliamo di comprensorio, non di fagocitosi, sono medico, insomma, voglio dire, no, città comprensorio. E quindi niente, voglio dire, rete, facciamo rete, che mille di queste iniziative che mettono, a sistema le cose meravigliose che abbiamo e quindi permettono a tanti ragazzi durante tutto l'anno di approfittare delle cose meravigliose che abbiamo in questo territorio e soprattutto di crescere dal punto di vista culturale, perché è una comunità che cresce dal punto di vista culturale fa il migliore investimento, di questo ne sono assolutamente convinto. E ora passo la parola naturalmente all'ospite d'onore, che non ha bisogno di microfono. Mi siamo nativi, di queste spiagge, di questi luoghi, quindi Sigismondo ha voluto anche una circostanza pubblica per presentare questa esperienza. Io la descrivo in qualche minuto. Come è noto, il futuro ha bisogno di due elementi importanti, il territorio e gli uomini che su quel territorio riescono a cogliere le migliori possibilità che c'è davanti, che sicuramente c'è nel futuro anche della Basilicata. Noi abbiamo un territorio straordinario, ce lo raccontano i secoli di storie che abbiamo alle spalle, ma ce lo raccontano nell'attualità anche le formidabili e positive epopee che ormai la Basilicata sta vivendo, perché Matera è finalmente una dimostrazione che la cultura non solo può dare da mangiare, ma può dare sviluppo, opportunità. Qualche anno fa chi parlava di cultura nei convegni, e soprattutto noi, diciamo, che eravamo con una certa formazione, la gente sbadigliava. Io racconto sempre un evento, lo ripeto anche quest'oggi a Policoro, quando stavo in regione Enrico fece acquistare un'opera d'arte che sta davanti a Palazzo Lanfranchi, è una goccia, non so se l'avete notato, una goccia che in gira zoom, e che costò 150.000 euro alla regione per farla acquistare questo grande artista. E io fui sottoposto ad attacchi ripetuti delle opposizioni, anche della maggioranza, diciamo. La battuta solita era: De Filippo ha laureato in filosofia, pensa alle ghiacce, come anche il pane. Poi si è dimostrato che, ovviamente non solo la goccia di pubblicità, ma si è dimostrato che quell'investimento culturale oggi a Matera è business, e noi speriamo che questo straordinario business venga colto soprattutto dai lucani, soprattutto da una possibilità che l'entroterra di Matera, che è sicuramente ricca allo stesso modo di potenzialità e di possibilità, riesca a salire su questo treno che è abbondante, straordinario, e che trova, come sapete, l'interesse anche di regione limitrofe. Io sono stato qualche giorno a Matera la scorsa
settimana, in una delle mattine ho preferito fare una passeggiata da solo, ho intervistato un po' di operatori, artigiani, negozi, strutture che stanno nascendo, e noto con grande preoccupazione che molti sono anche di marca extraregionale, quindi ci sono tantissimi pugliesi che stanno investendo. Quindi io spero che questo grande transito che noi avremo nei prossimi anni venga colto soprattutto dai locali. Bene, in questo territorio abbiamo, come diceva qualcuno, dei vulcani, sicuramente è così, l'eruzione permanente e costante di Sigismondo Mangialardi è una bellissima storia, non lo dico soltanto per amicizia, ma per dati ovviamente dimostrabili, invece del racconto dei luoghi arresi che siamo abituati a sentire, si sta in Basilicata, non c'è niente, tutto è difficile, tutto è complicato. In alcuni casi, non sono tantissimi purtroppo, ma in alcuni casi dove gli uomini prendono in mano il destino del territorio, al di là delle congiunture complicate, delle infrastrutture, dei treni, diciamo, tutte le cose che purtroppo sono nel racconto quotidiano delle difficoltà della nostra regione, quando c'è un'azione potente, appassionata, ci rendiamo conto che succedono cose assolutamente straordinarie. E sicuramente la storia del Circolo Velico, ma vedo anche altri operatori, ma molte delle esperienze che ci sono sul Metapontino sono fatte esattamente da questa bellezza e da questa passione, da questa straordinaria attività che negli anni c'è stata. Bene, questa storia bisogna che venga inquadrata in un contesto e anche in un rispetto e in una possibilità istituzionale addirittura più alta. Se voi leggerete il protocollo, è fatto di poche parole, ma io vi do alcune cifre, ma è fatto di una consistente e straordinaria possibilità. È molto vero che il turismo si declina al plurale, chi è esperto di questa materia sa bene che ci sono i turismi scolastici, i turismi sanitari, i turismi sociali, ci sono tante possibilità inaspettate, imprevedibili, di portare corti, platee di persone che hanno, diciamo, interessi speciali, interessi particolari, condizioni formative o condizioni anche, come dire, anche fisiche diverse. Quindi i turismi si declinano molto più facilmente. Chi è esperto di questa materia sa bene che questa declinazione al plurale è esattamente la strategia che il nostro paese dovrebbe consolidare ancora di più nei prossimi anni. Ma a questa opportunità c'è un'altra grande opportunità, perciò il MIUR, il Ministero, fa questo protocollo. Voi sapete che ormai nel triennio delle scuole superiori è obbligatoria nella scuola italiana l'alternanza scuola-lavoro, obbligatoria, fa parte del percorso didattico che le scuole italiane devono saper realizzare in maniera positiva. Ed essendo obbligatorio, vedo qualche docente, il rischio vero è che le prime tornate di questa attività diventino un adempimento burocratico, faticoso, difficile, e non invece quell'appassionata possibilità di arricchire il percorso didattico dei ragazzi. Quest'anno, anno scolastico 2016-2017, nonostante le difficoltà di partenza, è partito soltanto l'anno scorso questo meccanismo, 1 milione di ragazzi hanno già realizzato questa opportunità. Dal 2017-2018 in poi si prevede che ogni anno 1,5 milioni di studenti delle scuole superiori, per stare solo all'alternanza, che ovviamente chi vuole farla nell'autonomia può farla anche su altri livelli scolastici, non solo nella obbligatorietà del triennio delle scuole superiori, 1,5 milioni di ragazzi ogni anno dovranno svolgere questa attività a beneficio del proprio percorso di formazione didattico che le scuole italiane dovranno realizzare, con una doppia possibilità per la scuola, perché è molto evidente che un ragazzo che entra in un'associazione, in un'impresa, in un'attività professionale si arricchisce assolutamente in maniera molto positiva, ma c'è un fatto positivo per le aziende, perché i ragazzi che vengono qui, potrei fare questa domanda a Sigismondo, fanno generalmente, quando stanno in un luogo, in un'impresa, in un'associazione, in un'attività professionale, fanno domande sfidanti, provocatorie, costringono, diciamo, quelle imprese, quelle attività e quelle professioni a rivedere modelli organizzativi, perché fanno domande senza,
senza rete, diciamo, senza come dire, quelle cautele che sono tipiche di chi ha qualche anno in più, e quindi producono effetti innovativi anche nelle imprese. Quindi sono convinto che questo protocollo, che cosa fa questo protocollo? Dice alle scuole italiane, non soltanto a quelle che ha potuto con la sua sapiente capacità agganciare Sigismondo, che sono quelle del sud, ma non sono soltanto quelle del sud, dice alle scuole italiane: guardate, c'è un luogo eccellente di formazione per la scuola italiana che abbiamo sperimentato in questi anni, che si chiama Circolo Velico di Policoro, dentro al quale luogo voi troverete qualità di accoglienza, qualità formative ed esperienze possibili, perché possono essere utili per la vostra vita e per la vostra professione futura. Cioè, al di là di tutto, questo piccolo brand che lui può aggiungere, il logo del MIUR, che è anche molto bello, è fatto di tre colori, come credo lo vedrete sul sito, che lui potrà aggiungere, diciamo, è una sorta di vessillo nuovo che voi avete a disposizione in questo territorio, cioè avete a disposizione un'altra bandiera, un'altra piccola possibilità, ma che io credo che può essere molto grande, per dire che la scuola italiana si può concentrare un po' di più sia sul versante dell'alternanza, e come hanno fatto in questi anni in questo luogo, destagionalizzando anche le presenze, perché soprattutto nel periodo estivo si possono fare qualitative esperienze di attività anche in termini di formazione. Io penso che è una piccola positiva pagina importante per la Basilicata. Sono molto contento che l'entroterra dell'Ebrezza, come lo chiama Franco Arminio, guardando la Basilicata, è presente, il sindaco di Tursi, Nova Siri, ma anche la neosindaca di Senise, che ha un grande attrattore che spero si possa collegare con queste attività, perché c'è il lago più grande, c'è il lago più grande in terra battuta di Europa, che è la diga di Senise, nella quale si sono sviluppate in questi anni Sigismondo attività sportive, ma che ha una eccellente potenzialità sicuramente inespressa fino ad oggi. Io spero che insieme al racconto che noi siamo abituati un pochino a fare per mentalità, una delle ragazze più belle intellettualmente che ho conosciuto quando stavo in regione era una ragazza di Savoia, di Lucania, che vive a Milano e torna ogni settimana, ogni 15 giorni nella sua regione. La prima esperienza che ha fatto, ha scritto una guida turistica della Basilicata per la casa editrice Son Son, che io vi consiglio, se la trovate, perché è difficile trovarla, di comprare. Il primo capitolo di quella guida turistica ha detto: come sono i lucani, a consigliare, diciamo, ai visitatori. Non vi fidate sempre di quello che vi dicono i lucani, dice sta ragazza, attenzione, perché se voi arrivate in un paese alla base di casa, anche il più bello, Matera, diciamo, era il luogo, era il topos dell'arretratezza, della marginalità, se arrivate in questo paese e non siete lucani, e fate una domanda: che c'è da queste parti? Generalmente nelle piazze del nostro paese rispondono anche con questo gesto: non c'è niente. Ma come non c'è niente? Quello che vediamo. Allora, diciamo, questa è la descrizione di una mentalità. Sigismondo ha fatto il dibattito con la regione, contro la regione, contro il governo, ci sono tanti limiti, tante difficoltà, chissà quante cose avremmo potuto fare e non siamo stati in condizione o non siamo stati capaci di fare, ma nel frattempo non è stato fermo. Questo protocollo credo che giaceva da qualche mese, ma io non avevo scampo, a parte che ci credevo molto, non solo perché stimola l'attività che lui ha svolto in questi anni, ma io non avevo scampo, perché lui stava, diciamo, tutti i giorni, diciamo, quando lo filmiamo, diciamo, ha tallonato gli uffici, la direzione generale, perché voi potete capire che per firmare un protocollo con una struttura privata il ministero ha dovuto fare tutto un lavoro di 6 o 7 direzioni. Il ministro deve essere informato, ovviamente il ministro, e spero di non smentirla, si è fidato ciecamente delle mie parole, del tweet, ma di che si tratta, di non ti preoccupare. Valerio, che è una cosa assolutamente, anzi la inviteremo e spero di poter, la porteremo in estate a fare un giro. Quindi non avevamo scampo, cioè è uno che mentre racconta i problemi si dà da fare, diciamo. L'eruzione di questi vulcani, se ce ne fossero, diciamo, uno per comune, credo che avremmo risolto il 60-70% dei nostri problemi. Abbiamo fiducia che i ragazzi della Basilicata sono sicuramente migliori di noi, quindi sapranno fare meglio di noi. Grazie.
i ragazzi ci stanno, il territorio c'è, adesso abbiamo anche finalmente... Non lo so, io non voglio... Questa è una chiacchierata fra amici, insomma, è sempre stato così qui al Circolo Medico, per cui queste situazioni devono... la sua. Qui abbiamo, è una delle tante punti a mare che ho, proprio il lago di Senise, dove per 3 anni abbiamo fatto le fasi finali dei giochi studenteschi di vela e riuscimmo a far entrare nella Federazione Italiana Vela il germe che poteva diventare il centro di preparazione olimpica per la vela e per i disabili. E questa possibilità adesso più che mai si sta concretizzando. Per cui fra Lago di Senise, Policoro, i nostri marina, diciamo che, signor Sindaco, dobbiamo candidare, sottosegretario, questo territorio, la Basilicata, perché è nell'acqua che è nata la Basilicata. Allora, candidiamo ufficialmente la Basilicata per gli sport nautici. Vediamo un po' se riusciamo ad avere una parte di attività del centro di preparazione olimpica che adesso sta a Campione, sul lago di Garda, al nord, a 1300 km da qui. Per cui questa è un'iniziativa che è un percorso che può tranquillamente avere luogo, anche perché questo significa avere una faccia sul Mediterraneo, la macro regione Ioni Adriatica, insomma si tratta solo... Andiamo a parlare del sindaco. Sì, vai. Da quanto mesi prima buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto Sigismondo, ovviamente il sindaco di Policoro, il sottosegretario, per l'ospitalità, per averci, no, anche io preferisco il tempo, per averci concesso oggi, insomma, questo momento di condivisione. In realtà con Sigismondo noi abbiamo avuto modo di colloquiare già anni addietro su quelle che in effetti sono le reali potenzialità del lago Monte Cotugno, proprio dal punto di vista delle attività sportive. Diciamo un dialogo che si è interrotto, ma che abbiamo tutta l'intenzione di riprendere e di concretizzare, quindi che ben venga il progetto di preparazione olimpica, ma anche di attività, di eventi, come dire, dimostrativi di quelli che poi è l'attività di vela. Noi abbiamo un centro sportivo che forse è uno dei più grandi in termini di potenzialità, che offre di interdisciplinità degli sport, perché siamo il campo di regata più grande, di 2000 metri, quindi per quanto concerne l'attività di canottaggio, e siamo uniti con la Federazione Puglia. Poi abbiamo l'impianto natatorio al chiuso, c'è possibilità di praticare kayak, pallacanestro, pallavolo, tennis, insomma tutto ciò che di sport si può fare lì. Insomma, abbiamo le strutture adatte, che necessitano di riqualificazione e necessitano proprio di rete con il territorio. Quindi sindaco, da parte mia tutta la disponibilità. Sono convinta anch'io che occorra partire dalla cultura, necessariamente. Quindi dalla cultura, e da lì è possibile potenziare le nostre peculiarità. Dalla cultura è possibile mettere in rete il turismo sportivo, il turismo sociale, il turismo ecosostenibile, il turismo enogastronomico. Senise è rinomato per il peperone, quindi è uno dei prodotti, dei 15 prodotti GP della regione Basilicata, ed è un prodotto che insomma piace. Per cui da parte nostra l'impegno a mettere in rete tutte le potenzialità che possano offrire al turista, ma anche a noi stessi, perché secondo me vinceremo anche nel momento in cui riusciamo a diventare turisti nei nostri luoghi. Quindi riuscire noi stessi a fermarci, riuscire a vivere le nostre peculiarità, soprattutto a non perdere l'occasione di inserirsi nella grande esplosione di Matera, capitale europea. Questa è un'occasione a mio avviso unica, che però purtroppo oggi, almeno per quanto concerne Senise e l'area Dessini, devo dire oggi non è concreta.
quindi occorre davvero lavorare, però come dicevo già in questi ultimi giorni, già soltanto presentandoci in rete, Parco Nazionale del Pollino, Lago e insieme poi con la costa lavorare ad un'offerta turistica che possa diversificare l'offerta, può essere già questo volano, volano di sviluppo, oltre poi ovviamente cercare di migliorare sempre più le strutture che abbiamo, che in ogni caso necessitano di essere seguite dal punto di vista strutturale di riqualificazione, per cui io sono lieta oggi di essere qui, di offrire la collaborazione. Avremo modo al più presto, vediamo se già tra agosto e settembre riusciamo ad organizzare un evento che possa essere dimostrativo di un incipit di quello che può essere una scuola anche di vela sul lago Ponte Cotugno, in modo da iniziare questo percorso insieme. È inutile dire che anch'io mi sento di cuore, la nostra costa, il nostro mare, per cui che ben venga questa collaborazione. Grazie davvero a Sigismondo che non molla mai. Ed è già la stima, grazie. Buongiorno a tutti, sì, forse lo prediligo, sì, anche perché non ho la stessa forza vocale degli altri probabilmente. Sì. Buongiorno a tutti, io innanzitutto devo fare un ringraziamento a Sigismondo, ci lega una vecchia conoscenza perché io ho avuto modo di lavorare per sul circolo verde, per tempi non sospetti, da medico per 3 anni. Ed è stata un'esperienza formativa per il sottoscritto, un ringraziamento perché ho avuto modo di vedere già allora la forza delle sue idee, la sua vigore delle sue azioni e soprattutto vedere questa persona che combatteva per fare in modo che le idee sue avessero poi un riscontro pragmatico. E credo che sia una delle cose più importanti nella vita, passare dalle parole ai fatti. Un ringraziamento al sindaco di Policoro e ovviamente al sottosegretario che ci onora della sua presenza in una riunione che pone un fatto importante, un protocollo importante, ma soprattutto punta il faro su una questione che è dirimente per le sorti dei nostri figli. Io ancora non ne ho, ma parlo della globalità della popolazione, sì, dei vostri figli, del tuo Salvatore, di tutta la popolazione. Mi rivolgo al sindaco di Tursi, che credo dopo ci onorerà di un suo intervento. Questo perché dobbiamo considerare l'indotto turistico come fondamentale per quanto riguarda il tessuto e la tenuta sociale del nostro territorio. E questo non si fa se non con una pianificazione totale nel tempo e soprattutto capendo quali sono le criticità del territorio da un punto di vista ambientale, da un punto di vista dei servizi, perché è lì il problema è appunto che bisogna fornire ai turisti la possibilità di fruire della bellezza del territorio e soprattutto dei servizi che che le nostre comunità devono mettere a disposizione. Questo nell'ottica di una diciamo di un'associazione delle forze del connubio pubblico-privato. Sigismondo rappresenta una di queste sfumature, chiamiamola sfumature. Noi come rappresentanti degli enti locali da soli non ce la possiamo fare, dobbiamo cercare di porre il germe della costruttività, di dare di fornire ai privati gli strumenti, e questo anche grazie alle strutture sovraordinate, le province e le regioni, per permettere che questo indotto cresca sempre di più. Io posso fare l'esempio di Nova Siri,
con la famosa tassa di soggiorno, no? Che abbiamo messo a regime e che ci ha permesso di poter riversare nelle casse del comune dei soldi da reimpiegare per servizi dati in primis ai novasilesi e poi ai turisti, perché è questa la parola importante, la chiave di volta, servizi. Questo nell'ottica di un sistema tra comuni, tra comunità. Solo così io credo si possa crescere e si possa andare avanti, perché è inutile sottolineare la bellezza di uno scenario ambientale come questo, però esso è fondamentale dire che se accanto a questo non ci sono dei servizi ad personam per i turisti, tutto ciò non si traduce in una ricaduta positiva sulle nostre comunità. Per questo che ben vengano tavoli come questi, che ci siano dei protocolli tra privati e enti pubblici per permettere una crescita, un circolo virtuoso per noi tutti. Quindi grazie ancora per l'invito, Novasilice accetta questa sfida e io come rappresentante legale del comune di Novasili vi sono a fianco. Sindaco, mettiamoci a lavorare in questo senso e viva la Basilicata, perché come diceva qualcuno è importante, diceva local, no? Steve Jobs parlava del fatto che in un mercato globale bisogna sottolineare l'accento locale. È un percorso inverso che si deve fare, partendo dalle ricchezze di ciascuno di noi, di Novasili, di Policoro, di Metaponto, Bernata, di Pistici della Costa, si deve arrivare a un discorso di rete che ci renda tutti protagonisti. E mi permetto di fare questa provocazione. Costa del Metapontino, Entroterra, Regione Basilicata. Per questo bisogna essere bravi a individuare Matera, capitale della cultura del 2019, come un gancio traino per tutti noi che facciamo parte di questa meravigliosa regione. Grazie. Il sindaco di tutti. Ma vabbè, io ho la voce abbastanza. Perdonate l'abbigliamento, ma siamo al tempo, oltre diciamo a ringraziare Sigismondo, il sottosegretario, il sindaco Mascia, che già sa diciamo la mia idea di territorio, l'ho sponsorizzata in campagna elettorale insieme a lui, abbracciandolo come già sindaco durante la campagna elettorale. Sono contento che sia lui a guidare la città di Policoro, no? Perché gli altri non siano stati capaci, per l'esperienza, per la professionalità che ha nel settore del turismo e diciamo l'esperienza professionale per la sicurezza, l'ordine. Abbiamo bisogno di uomini diciamo capaci che ci tengono al territorio, quindi questo diciamo già mi ha spinto da subito a sostenerlo in campagna elettorale e a sostenere Sigismondo in tutte le attività che fa, perché ho messo a disposizione la mia città diciamo, accogliendo i ragazzi che visitano la Rabatana, oltre a visitare il parco letterario di Albino Pierro, il museo diocesano. Tutte le ricchezze che abbiamo noi all'interno della nostra comunità sono già state messe a disposizione Domenico, e quindi ospitiamo migliaia di ragazzi che vengono qui e poi girano il nostro territorio. Quindi oggi ancora di più la collaborazione tra i territori, perché da soli non si va da nessuna parte. Oggi con questo protocollo d'intesa, grazie al nostro sottosegretario De Filippo, diciamo, portiamo un'altra risorsa a disposizione del nostro territorio, e quindi noi ci dobbiamo lavorare, ci dobbiamo impegnare. Dicevo, io sono in questa tenuta perché a Lido il Veliero ho i ragazzi disabili con disabilmente mare e al Tropicana ho i piccoli che fanno corso di nuoto. Essendo istruttore di nuoto, la mattina voglio dire, lascio il mio ruolo di sindaco per 2-3 ore e mi dedico ai ragazzi per fare scuola di nuoto. Perché voglio dire, sindaci siamo per un determinato tempo, invece la professione che portiamo avanti da quando siamo ragazzi è giusto che la mettiamo a disposizione dei nostri territori e soprattutto dei nostri figli. Su questo
diciamo, dobbiamo lavorare, e, diciamo, i vulcani ci sono, che, diciamo, mettono a disposizione tutte le loro energie, e noi che ci mettiamo in gioco come amministratori dobbiamo tendere la mano, abbracciarli possibilmente e mettere a disposizione tutte le risorse che abbiamo affinché la nostra Basilicata, per quello che ha, possa emergere. Quindi polemiche facciamone poche, cerchiamo di lavorare sul territorio, perché le risorse ci sono, prendiamoci per mano e guidiamo la nostra Basilicata ad essere, voglio dire, una regione all'altezza di quello che sono le nostre risorse ambientali, turistiche, culturali e storiche. Quindi buon lavoro a tutti, noi ci siamo e insieme lavoriamo per far crescere la nostra Basilicata. Quindi, buon lavoro a te, a tutti gli operatori, vedo anche Tonino Mastro Simone, non molliamo perché abbiamo tanto da lavorare per far crescere la nostra regione. Buon lavoro soprattutto al nuovo sindaco di Tonino, che ci trascinerà tutti in questa avventura. Tonino, Policoro Turistica, si parla pubblico, privato. Io, più che parlare di Policoro Turistica, io parlo da associato di questa... Noi. Stavo dicendo, io parlo di associato di questa associazione, porto i saluti a Sigismondo per l'impegno che ha profuso in questo protocollo d'intesa, e non solo, ma anche all'impegno che mette su tutta la nostra costa, in quanto porta dei ragazzi e li porta in tempi non sospetti, devo dire, quando tutti stanno a casa magari vicino al caminetto, Sigismondo già è qui con le sue bormuda e programma anche l'estate che si dovrà affrontare. Io a Sigismondo mi sono vicino, ma mi sono vicino non solo come persona, mi sono vicino perché ho un lido a fianco a lui, quindi lo controllo a vista. Su questo, con Sigismondo tante volte ci siamo anche incontrati e abbiamo parlato di problemi che Policoro ha avuto, no, nelle passate amministrazioni. Però insieme abbiamo fatto anche il capofila di questo lungomare, che a volte magari veniva un po' trascurato. Ci siamo impegnati per far sì che Policoro crescesse sotto il profilo naturalistico di scuola, ma ci siamo impegnati anche per farlo crescere sotto un altro profilo, quello del turismo. Il turismo posso pendolare perché non abbiamo strutture che ci consentano di poter accogliere turisti del nord Europa, a differenza di Sigismondo che questo lo fa. Noi, le amministrazioni che ci sono precedute, forse non ci hanno creduto tanto su questo tipo di turismo, però voglio dire, con il nostro noi eletto sindaco e con gli amici, no? Su questo forse bisogna lavorare. Io che vi devo dire, è una bella esperienza, mi auguro che questo protocollo decolla affinché possa portare benefici non solo a Policoro ma a tutta la costa e all'intera Basilicata. Grazie. Abbiamo il piacere di avere delle rappresentanze delle scuole dell'interno, che mi piacerebbe che dicessero. Va bene, io sono un insegnante del liceo scientifico di Latronico e quest'anno ho iniziato l'esperienza di consigliere comunale e presidente del consiglio. Grazie. Allora, io volevo intervenire riguardo all'alternato scuola-lavoro, perché ho curato come tutto all'interno della mia scuola queste attività. Devo dire che è difficile farla su questo territorio dove non ci sono delle aziende che diano la disponibilità per far fare agli alunni e agli studenti questa esperienza. Abbiamo avuto difficoltà e ci siamo inventate delle attività, abbiamo inventato un progetto ministeriale per la valorizzazione del territorio, quindi
ridando in qualche modo valore al nostro territorio e quest'anno alle biblioteche comunali. Però avere sul territorio, ecco, delle strutture come queste dove poter mandare i nostri studenti a fare questa esperienza, secondo me è molto importante. Perché la risorsa mare c'è, cioè ci sono le strutture, quindi formare e anche in qualche modo far innamorare i nostri studenti del territorio e delle risorse che ci sono, quindi ci permette di guardare oltre e sviluppare queste potenzialità appunto della Basilicata, del nostro territorio. Ora, come rappresentante del Comune, voglio dire, è molto importante il protocollo, è importante anche rientrare in questo parco della Magna Grecia, perché noi alla Cronico abbiamo il Colle dei Greci, ci sono stati diversi ritrovamenti, non solo, abbiamo le terme, che è una struttura importante che può benissimo collegarsi quindi con questo progetto, appunto dell'acqua, perché l'acqua quindi come elemento che può rigenerare e dare in qualche modo salute quindi alla popolazione presente, ma non solo, anche quella che può arrivare da fuori. Quindi la rete io penso che sia l'elemento fondamentale. Se creiamo rete, facciamo rete, possiamo in qualche modo offrire ad ampio raggio, quindi creare un ventaglio di offerte per tutti quelli che vogliono venire qui sul nostro territorio e vivere quindi un periodo della loro vita, anche rimanere qui, perché no, ma soprattutto ai nostri figli, alle generazioni future, che non devono andare altrove per formazione, ma possono facilmente quindi trovarla sul proprio territorio e promuoverlo adeguatamente. Per cui sviluppiamo le professionalità mediante la scuola, ma sviluppiamo anche quindi le potenzialità mediando queste reti che stiamo a creare, quindi reti di sviluppo. Ringrazio il sindaco, anche il sottosegretario, che ci ha invitato. Dicendo lo splendido moderatore si è allontanato invece. Allora, niente, chiudiamo questo incontro presentandovi una delle ultime iniziative, una delle più belle della quale sono estremamente orgoglioso, con un'imprenditrice di Policoro, Basilicata Souvenir, abbiamo realizzato nell'ambito della 107, caro sottosegretario, la bottega scuola che vedrà le scuole con l'impresa realizzare questi manufatti. Per darvi un'idea, no? Quando andiamo in Grecia, noi navighiamo in Grecia e sbarchiamo a Katakolon, c'è una strada che ci saranno almeno una cinquantina di questi negozi dove poi arrivano navi con 5.000 persone, che ecco una dei tanti filoni di attività che assolutamente vanno recuperate con le scuole, perché è tutto nel mondo della scuola, ragazzi, qui devo chiarire una cosa, il boccino in mano in questo momento, se si parte o non si parte nel mondo della scuola, perché come già ho detto tutto è nelle mani dei nostri ragazzi, per cui dobbiamo dargli quelle competenze, quelle capacità e mettere sulla linea di partenza e noi levarci di mezzo chiaramente, no. Ok, grazie.